nel vivo di questa campagna elettorale e noi ci presentiamo a voi e vi ringrazio a tutti per aver scelto, aver posto la fiducia nella mia persona e cercherò di onorare questo con grande responsabilità, questo grande incarico che la coalizione e che i cittadini mi hanno dato. Ed io questa sera sono qui per presentarmi a voi con un consuntivo ricco di risultati che abbiamo raggiunto in questi anni. Chi mi ha preceduto ha illustrato il lavoro che in questi anni abbiamo fatto. Noi siamo stati al governo della nostra città ad iniziare dal 2004, abbiamo amministrato cercando di mettere e di raggiungere degli obiettivi importanti. L'obiettivo straordinario che dal 2004 abbiamo raggiunto è stato quello di, dopo aver ereditato un comune ingovernabile, un comune dove ci sono stati una serie di gestioni commissariali. Non dimentichiamo che prima del 2004 noi nel nostro comune abbiamo avuto anche l'accesso agli atti della Commissione Antimafia per valutare se all'interno del nostro comune c'erano alcune situazioni particolari. E subito nel 2004, dopo la grande vittoria di Gianluca Gallo e della sua amministrazione, abbiamo cercato di operare dalla mattina alla sera per raggiungere risultati straordinari, ottenendo il miracolo economico, così lo voglio dire e definirlo. Abbiamo cercato di eliminare quella cattiva gestione che c'è stata negli anni passati, cercando di chiudere un dissesto economico e finanziario che ha talpato le ali alla nostra città. Ebbene, oggi, cari amici, noi non siamo abituati a fare polemica nei confronti degli altri candidati, anche perché il nostro stile, io lo devo dire con grande sincerità, noi apparteniamo a due mondi diversi. Anche se ci vogliono tirare in questa polemica a tutti i costi, possono dire quello che vogliono, ma noi andiamo avanti per la nostra strada cercando di parlare ai nostri concittadini con grande voglia e a testa alta, per cercare di dire ai nostri concittadini quello che abbiamo realizzato e il sacrificio che in questi anni abbiamo fatto stando al servizio della nostra comunità. Molto probabilmente in questi anni abbiamo commesso anche degli errori, ma non abbiamo mai chiuso la porta per parlare con i nostri concittadini. Ebbene, noi in questi giorni abbiamo iniziato la campagna elettorale con il consueto metodo che abbiamo, quello di girare porta a porta, perché abbiamo bisogno di parlare con i nostri concittadini, abbiamo bisogno di comunicare, abbiamo bisogno di far capire quello che abbiamo fatto in questi anni e stiamo ancora una volta stiamo trovando le porte sbalancate, perché il popolo di Cassano è un popolo maturo che a mio avviso sa giudicare realmente quello che un'amministrazione ha realizzato. Ebbene, cari concittadini, noi abbiamo sicuramente in questi anni operato. Le prime due consigliature dal 2004 e dal 2005 e dal 2009 ad oggi abbiamo operato per cercare di raggiungere questi grandi risultati, di dissesto finanziario chiuso, interventi sulle opere pubbliche, senza pesare sul bilancio comunale, grazie al grande lavoro che nella prima parte Gianluca Gallo e la sua amministrazione abbiamo fatto insieme, cercando di reperire risorse finanziarie dalla Regione e dagli altri enti. Quindi, una volta operato sulle opere pubbliche, adesso bisogna passare alla seconda fase, che è quella dello sviluppo. Proprio grazie a questi motivi abbiamo voluto, lo spiegava prima l'onorevole Gallo, abbiamo voluto allargare quella che è stata la nostra coalizione. Abbiamo voluto, grazie anche alla grande
al grande rapporto instaurato in questa ultima consiliatura con i consiglieri comunali, abbiamo creato le condizioni affinché nella nostra città si allargasse la coalizione per creare quella cintura istituzionale, perché i tempi che ci aspetteranno sono tempi molto difficili e abbiamo bisogno da parte della Regione Calabria questo forte sostegno, e credo che in questi giorni avete avuto modo di valutare la presenza di esponenti regionali che non sono qui soltanto per fare passerelle, ma sono qui e testimoniano la grande vicinanza e la grande fiducia che hanno nei confronti della nostra città. Noi abbiamo bisogno di questi enti sovracomunali, abbiamo bisogno della Regione Calabria per cercare di continuare a dare risposte importanti alla nostra comunità. Ebbene, cari amici, questi sono gli obiettivi. Io mi trovo qui questa sera nel rione di Via Figurella, un rione a me molto vicino, un rione a cui sono molto legato anche affettivamente perché qui abita mia moglie, e in questi anni, cari amici, abbiamo cercato di dare anche delle risposte a questo quartiere, abbiamo cercato di dare risposte cercando di stare vicino con la presenza e anche con gli interventi che abbiamo fatto a questa associazione e a tutto questo rione. Io voglio salutare anche la presenza nelle nostre liste di un vostro concittadino, Agostino Lesci, a cui faccio gli auguri pubblicamente, perché questa sera non è qui con noi perché ha avuto una lieta notizia in famiglia con l'arrivo di un nipotino, e questo è anche un altro significato importante che noi vogliamo continuare a dare, se avremo ancora una volta la vostra fiducia, risposta anche a questo quartiere. In questi anni abbiamo cercato di dare delle risposte infrastrutturali, cercheremo di accogliere quelle che sono le istanze di voi concittadini e delle associazioni per cercare appunto di concretizzare quello che è le aspettative del nostro popolo e cercare di concretizzare quello che è l'impegno che noi vogliamo continuare a dare in questa città. Ebbene, cari amici, io non la faccio lunga, siamo qui per chiedervi ancora una volta questo grande consenso. Noi in questa campagna elettorale siamo a un bivio: da una parte c'è chi vuole continuare a lavorare per questo paese, e proprio per questo motivo noi siamo qui a chiedervi i consensi, e dall'altra parte molto probabilmente c'è chi vuole far fare dei passi indietro a questo nostro comune. Noi vi chiediamo, la scelta in questa campagna elettorale è una scelta importante, una scelta che deve assolutamente far riflettere i nostri concittadini, ed è per questi motivi che il 6 e 7 maggio io vi chiedo i consensi per costruire insieme e progettare il futuro di tutti noi. Grazie.